raga, sono Leo Fiori, benvenuti in questo nuovo video. Non spaventatevi se vedete la moto coi cerchi bianchi, perché vabbè, ovviamente, spero lo sappiate, sono quelli del 125. Li ho montati perché qua c'è il 50 e quindi volevo provare la moto con rapporti più corti, insomma, dato che non l'ho mai provata. Negli scorsi giorni su Instagram ho lasciato un box domande a cui vi ho chiesto di rispondere. Magari prima di passare alla risposta delle domande, iscrivetevi pure al canale, please. Vorrei arrivare a 10.000 il prima possibile, sarebbe un bellissimo traguardo. Io direi che intanto possiamo andare a fare un giro, che voglio provare la moto così e ci becchiamo in sella, insomma. In sella, abbiamo la prima domanda, immagino sia anche la domanda del titolo, che metterò nel titolo, ovvero: venderai mai il 125? Allora raga, io il 125 l'ho preso non per tenerlo, con l'obiettivo di sistemarlo un attimo, renderlo un po' più carino, e poi una volta finito il progetto l'avrei venduto. Quindi la risposta è sì, venderò il 125, sì, credo che per fine anno sia venduto. Oh, sincero, non è che cambi molto i rapporti così corti. Altra domanda che mi avete fatto è: seguo la MotoGP? Boh, in realtà raga no, io non seguo la MotoGP, non mi interessa, cioè sì, la guardavo da piccolo, ma sinceramente adesso preferisco la Formula 1, ma proprio di gran lunga la Formula 1. E si collega all'altra domanda che mi avete fatto, ovvero se mi piacciono le quattro ruote. Vabbè, ovvio raga, la macchina che vorrei comprare, diciamo, dei miei sogni sarebbe l'RS3, non è una novità immagino, ma vabbè, ovviamente costa un pochettino tanto, ecco, anche mantenerla e tutto. E non so se lo sapete, ma ho già compiuto l'anno di patente, quindi posso guidare tutte le auto che voglio. E niente, stavo per comprare un Abarth Stage 3 280 cavalli, un po' esotica, infatti magari vi lascio la foto. Viola melanzana, tutta perlata, un po' truzza insomma. Però niente, alla fine non l'ho presa perché mi sembrava, era un po' tomato, dai. Poi cazzo, c'ho un male agli avambracci oggi. Ieri ho lavorato un mezzo pomeriggio a scaricare legna. Puttana Eva. Ah, in realtà faccio troppe. Guardalo qua il ghiaino. Mi avete chiesto come mi sono appassionato al mondo delle moto. Nulla, in pratica fin da piccolino ho sempre fatto, magari da amici così che aveva le mini moto, mi sono sempre divertito ad andarci. Poi a 14 anni ho capito che, ho scoperto che si poteva avere il cicattino. Allora ho detto: oh mamma, perché non mi prendi la moto? E niente, me l'hanno presa. Ho fatto la patente, sono stato pure bocciato una volta. E un cazzo. Ho preso un Beta 50. Orribile. Però vabbè, prima moto ci sta. Nuovo tra l'altro. Tornassi indietro non la comprerei mai. Ma vabbè. Poi ho preso un 125 del 2016. Anche quello Motard. E poi niente. Ho preso il 4,5 e di nuovo il 125. Un'altra domanda che sono sicuro interesserà a molti di voi è: ma le moto te le sei pagate te? Come fai? Chi ti dà i soldi? Bla 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 bla. E ovviamente la gente farsi i cazzi suoi mai. Vai qua, speriamoci una bella. 100, ovviamente la gente farsi i cazzi suoi mai, comunque. Metto le cose in chiaro. Allora, ovviamente 50, 125, 4,5 me l'hanno comprato i miei genitori. Ma mi sembra abbastanza ovvio, nel senso, uno a 14 anni non ha 3.000 euro da parte, almeno io non li avevo. Come a 16, come a 18 non avevo i soldi per comprarmi un 4,5. Quindi nulla, me li hanno sempre comprati i miei genitori. Li ringrazio e tutto, ma mantenerla, assicurazione, benzina, tutte le modifiche che vedete sulle moto le pago con i miei soldi, non è che non faccio un cazzo durante la mia vita. Studio e lavoro, perché se lo chiedesse faccio lavoro in una piscina, quindi faccio sia bagnino che lavoro in palestra, e quindi
li faccio, insomma, non è che chiedo i soldi miei, anche il 125 ho risparmiato soldi per un po' di tempo, me lo sono comprato e buona. Non pensiate che i miei genitori mi regalino tutto. Uno mi chiede quanti anni ho, con due, con la, un H in più, ho 19 anni, quasi 20, e appunto 20 anni, è giusto che i miei genitori non mi diano più i soldi, no? Quindi cerco di essere il più autonomo possibile. La prossima moto sostituirà qualche tua altra moto. Cosa succederà? Allora, per chi se lo stesse chiedendo, appunto, se mi seguiste su Instagram sapreste che ho intenzione di cambiare moto. Andate a seguirmi e vedrete sicuramente che moto è. Molto facile da capire. Sto aspettando ancora di capire se è fattibile o meno. Comunque sì, sicuramente, come dicevo prima, il 125 andrò a venderlo e probabilmente venderò anche il 4,5. Ovvio, non iniziate a chiedermi ma quanto lo vendi, come lo vendi, come lo vendi, bla bla bla. Raga, quando sarà sarà, il prezzo ovviamente non sarà basso, quindi non cagate la minchia. Boh. Cioè, fermiamoci un attimo che non mi ricordo più che cavolo di domande mi avete fatto. Qual è la moto più forte che hai provato? Più potente che ho provato? Allora, o la MT-07 o il 701 del mio amico, di cui trovate anche un video sul mio canale. Sincero, non so quale vada di più, quindi una delle due. Vabbè, ovviamente preferisco il 701. Quali sono le tue moto preferite? Super Motard, Enduro Cross, Naked, Carenato? Ovviamente preferisco queste moto qua, quindi Motard, Enduro, Cross, eccetera. Tutto il resto non è che non mi piacciono, raga, perché esteticamente sono bellissime, ma sono moto che punto a prendere, a comprare quando sarò più grande, quando voglio divertirmi di meno, ecco. Non so, le vedo come più moto troppo serie. E non vi nascondo il fatto che di andare tanto veloce a me non faccia impazzire, cioè non interessa. Preferisco veramente avere moto come queste che mi permettono di divertirmi ma andando relativamente piano, ecco. Avere un 1290 con quasi 200 cavalli sinceramente lo ritengo inutile, ma come ritengo inutile avere un 4,5, perché fidatevi che andare in strada con un 4,5 è veramente non sprecato, ma è veramente pericoloso. Ma vabbè, pericoloso è andarci anche col cinquantino. Però insomma, avete capito che andare a 160 all'ora in strada è una cosa veramente stupida e che non dovete fare. Se sono andato in pista, no, ci sono andato solo con i go-kart. Tra l'altro ho fatto un video settimana scorsa che è uscito veramente carino, non se l'è cagato nessuno, ma ci sta. Però se volete andarlo a vedere è divertente. Quindi ci sono andato solo con i go-kart. In moto mai, ma con l'arrivo del mezzo nuovo potrebbe essere, anzi è già un'idea quella di portarla in pista, dato che nasce per quello di base, quindi... Raga, ho visto un reel dove uno impennava qua in mezzo alle rotaie. Ma come porco Diaz fai? Ma porca tra... Io faccio fatica ad andare a due all'ora su qua in mezzo. Adesso mi metto a fare due foto, andate su Instagram così le vedete. Io spero che... Boh, fatemi sapere intanto cosa ne pensate dei cerchi bianchi su sta moto, perché secondo me se il telaio non fosse arancione fosse nero potrebbe avere un senso. Ma così, boh, non lo so. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, nel dubbio. È un caso, spero di aver risposto a più domande possibili interessanti, anche se magari non me ne fotteva nulla. In ogni caso, sti cazzi. Quindi ci vediamo prossimamente, non so con che video, non so che fare della mia vita. Quindi nulla, bella.